Oh, Benì, dammi due birre che dobbiamo fare le pinte. Non mi dire l'aperoni. No, Eh sì, come sempre, l'aperone. oggi ti propongo io una birra a bassa fermentazione, Ah, dal gusto pieno e dal colore dorato. Ti va? Oh, va bene, dai. Ah, la Moretti. mi piace. E che? Ma tu non avevi una storia su questa birra, sulla Moretti in particolare? Dunque, la nostra storia inizia nel 1842. A Nespoledo di Lestizzi. Esatto, siamo nella campagna friulana dove per l'appunto viveva la famiglia Moretti, che al tempo era una parte del vastissimo impero austriaco. Sapete, gli austriaci in Italia c'erano da parecchio tempo. In sostanza, i Moretti erano una famiglia benestante, si occupavano di commerci, di vari articoli, dalle granaglie agli alcolici, quindi si occupavano un po' di tutto. Soltanto che il nostro amico Luigi, il paesino, gli andava molto stretto, era un ragazzo di vedute molto ampie. Infatti, appena fatti 20 anni, fa la valigia e dice alla famiglia: cari amici, cari signori, cara mamma e papà, io me ne vado a Udine a cercare fortuna. Se ne parte, con i risparmi che ha messo da parte in gioventù si compra un appezzamento di terreno appena fuori la città e comincia, così come avevano cominciato i suoi genitori, ovvero facendo il commerciante di generi alimentari, la birra che comprava dall'Austria, le granaglie, insomma, sembrava che dovesse seguire in tutto e per tutto la storia della famiglia. Passano gli anni e il nostro Luigi, arrivato ormai a 37 anni, siamo nel 1859 a questo punto, decide di aprire la sua prima fabbrica di birra a San Giorgio di Nogaro, sempre in provincia di Udine. È un anno molto particolare, l'anno in cui il nostro Luigi si avventura in questo nuovo mondo del commercio brassicolo, chiamiamolo così. Era infatti lo stesso anno in cui l'impero d'Austria dichiarava guerra al regno di Sardegna di Cavour. Il risorgimento, che era già iniziato nel 48, stava per prendere una piega diversa e l'unificazione italiana si stava avviando, insomma. E addirittura, pensate alla coincidenza, la prima birra Moretti arrivata sul mercato uscì nel 1860, giusto in tempo per brindare all'unità italiana, insomma. Solo che dove stava Luigi non è che potevano brindare più di tanto, o Hai sbaglio? ragione, Piero. Infatti, il Veneto, di cui faceva parte il Friuli Venezia Giulia al tempo, continuò a essere parte dell'Impero d'Austria fino al Cioè, 1866. se brindavano, diciamo che finivano Eh sì, diciamo che c'era male. il rischio di finire quantomeno in carcere se non fucilati, dipendeva dalle situazioni. Va bene, dai. Però mica in Italia non è che si bevesse tutta questa birra all'epoca, o È sbaglio? vero, è vero. Infatti il progetto originario di Luigi era quello di avere uno stabilimento capace di produrre appena 2500 ettolitri di birra all'anno, quel tanto che bastava per coprire il fabbisogno provinciale e proprio assai regionale, se proprio vogliamo. Ciò non toglie però che non bisogna credere che Luigi stesse operando in una nicchia commerciale protetta, al No. contrario. Infatti, nel 1875, quando poi il Friuli e il Veneto faranno parte dell'Italia, venne fondata una nuova birra, la Dormish, che divenne estremamente diffusa tra il Veneto e l'Alto Adige, quindi era già un concorrente. Ma prima ancora, nel 1866, l'anno della terza guerra di indipendenza che vedeva il secolare impero degli Asburgo contro il Regno d'Italia, appena nato, insomma, da appena 5 appena anni. 5 anni, venne fondata a Trieste il primo stabilimento italiano della birra Dreher. Quindi, Quella Dreher? quella Dreher, quella che vi fa la pubblicità oggi, portaci da bere, Dreher è tempo di goder, è proprio quella, è proprio quella. Quindi, insomma, il 1866 è stato un anno particolarmente difficile per l'azienda di Luigi. Capite, non solo c'era un nuovo concorrente a Trieste, una città commercialmente molto attiva, Ma era era anche anche. bello grosso. Era bello grosso perché aveva stabilimenti anche in Boemia e in altre cose varie ed era una birra già ben nota alla corte di Vienna. In più, 1866, l'Italia è in guerra con l'Austria, tu sei italiano,
Capisci che è un anno molto difficile per il nostro Moretti, quello. Michè, ma Luigi Moretti aveva un baffo bello massiccio. Sì, aveva un baffo imponente. Ma è presa da... cioè, il simbolo della Moretti di oggi è preso proprio da Luigi. No. Allora, anzitutto bisogna dire che c'è una leggenda attorno alla figura del baffone della Moretti. Una leggenda che tra l'altro viene raccontata anche dal sito ufficiale della birra stessa, quindi non ci stiamo inventando niente. Si racconta che Leo Menazzi Moretti, nel 1942, che era il proprietario al tempo dell'impresa, vide un signore baffuto bere una birra in una trattoria vicino a Udine. E siccome gli sembrava una buona idea fotografarlo per farne diventare il manifesto della propria birra, gli chiese se poteva fargli una foto e che cosa volesse in cambio. Il signore, da bravo alcolizzato come noi altri siamo, gli rispose: basta che mi paghi da bere e puoi fare tutto quello che vuoi. Bellissimo. Esattamente. L'immagine venne passata poi all'illustratrice della Moretti, Segala, e il baffo della Moretti è diventato quello che tutti noi oggi conosciamo. Ma c'è un retroscena che pochi conoscono. Questa è la, diciamo, è la leggenda ufficiale. La storia racconta un'altra versione. Infatti pare che ci sia una fotografa austriaca dal cognome impronunciabile, mi ricordo solo che si chiama Erika Groff, che scattò questa foto nel 1939 in Tirolo, quindi non nel Friulano, e che ne sia derivata una lunghissima contesa legale di cui ignoro se sia finita tutt'oggi. Quindi insomma, gli antichi dissapori tra Italia e Austria in questo caso sono tornati prepotentemente, sì, in essere. Praticamente. Va bene, Michele, come sempre, solita storia interessantissima, poi soprattutto quando si parla di birra, lo sai che noi... Però hai qualche riferimento bibliografico per i nostri amici? Ecco, in questo caso bisogna dire questo, la Moretti non è stata particolarmente prodiga nel fornire i propri, diciamo, la propria storia. Infatti ho faticato a trovare quest'unico suggerimento bibliografico che vi do, un libro scritto da un Moretti che si chiama per l'appunto La birra Moretti da Udine al mondo, 130 anni di una dinastia imprenditoriale. Il libro è bello, niente da dire. Però certo, se la Moretti aprisse un attimino gli archivi, non ci sarebbe carino, sarebbe carino. Quindi con quest'unico, ahimè, riferimento che posso darvi, io vi lascio, diciamo... Va bene, Michele, ti ringraziamo anche per quest'unico riferimento. Grazie. Ricordiamo, come sempre, di seguirci tramite Facebook, Twitter e Instagram e soprattutto sul nostro canale. Esatto, iscrivetevi. Alla salute! Alla salute! E alla prossima! We'll be right back.